Ciao ragazze, buongiorno, oggi facciamo colazione assieme. Nel mio secondo canale, canale di cucina e ricette naturali, facili, veloci, leggere e sane. C'ho ancora la voce da letto perché mi sono alzata da pochissimo. Facciamo una meravigliosa colazione sana e leggera, perché proprio quei giorni in cui tipo la sera hai mangiato troppo, ti vuoi purificare, vuoi mangiare qualcosa di super leggero però molto sano, che ti dà comunque energia, vitamine, proprio una colazione light e vegan, anche vegana, quindi faccio vedere cosa ci mangiavo di buonissimo. Ho preparato questa buonissima colazione e piena di tante cose pure buone. Cioè, Minù è venuta e vuole mangiare la mia colazione. Minù, vattene. Non puoi stare qua, non puoi rubare la mia colazione. Minù, guarda, guarda, fa la ruffiana, vattene via. No, vabbè. Comunque, allora, questa colazione è buonissima. Allora, per realizzarla ho preso lo yogurt di soia fatto in casa e vi ho fatto due video su come fare lo yogurt fatto in casa. Comunque quello di soia praticamente il procedimento è uguale, basta utilizzare uno yogurt di soia madre, quindi casomai vi lascio il link in sovraimpressione, ed è buonissimo lo yogurt di soia, a me piace tanto tanto, è molto più delicato e digeribile di quello là, diciamo, normale. Oltre al fatto che comunque lo trovate in qualsiasi supermercato, è anche un ingrediente buono perché contiene molte proteine, quindi ottimo non solo per i vegani, insomma. L'ho unito alla frutta, quindi ho tagliato a pezzettini, dei pezzettini di pera, che possono essere banana, che può essere mela, insomma quello che volete, e appunto l'ho mischiato dentro, quindi ho preso uno yogurt naturale e l'ho fatto a frutta in modo appunto naturale, quindi non ho comprato quello già a frutta, però potreste prendere anche quello là. E in questo modo si dolcifica naturalmente, soprattutto se lo preparate un po' prima. La frutta rilascia tutto lo zucchero, insomma, naturale della frutta, e va a dolcificare lo yogurt e diventa buonissimo. E quindi poi l'ho messo all'interno di questo piatto e sopra ci ho messo vari pezzettini di frutta, l'ho decorato con i semini, con la frutta, ho fatto questa decorazione a strisce molto bella, insomma, anche da vedere. Quindi ci ho messo pezzettini di kiwi, poi ci ho messo le bacche di goji, che sono ottime da mangiare per la mattina, ricche di vitamina C, che fanno benissimo. Poi ci ho messo un po' di marmellata quella là senza zuccheri aggiunti, quindi proprio tutta frutta, appunto sempre per dolcificare naturalmente, con qualche scaglietta di mandorla sopra, i semi di lino che anche fanno tanto tanto bene, in uno i semi di lino e in uno di semi di chia che abbiamo preparato io e mia sorella, lei voleva i semi di chia, io i semi di lino, comunque sono ottimi entrambi e fanno benissimo. Potete anche mettere semi di girasole, semi di sesamo, insomma i semini sono sempre buoni. Io poi questa stessa preparazione la faccio in vario modo, quindi a volte ci metto la frutta, i semi, i cereali, insomma, poi casomai più in là vi farò vedere sicuramente qualche altra idea. E anche ovviamente le fragole sono quelle che danno colore, queste fragoline danno molto molto sapore, anche le banane a pezzettini potreste metterci, insomma sbizzarritevi, fatemi vedere le vostre foto, postatemele su Instagram e su Facebook, che sono felicissima di vederle. Voi potete mangiarlo, insomma, separato, no? Cioè, tipo prima questo, poi questo. Oppure potete mischiare il tutto, ad esempio qua dove sta la marmellata, mischiate un po' così, così la marmellata, guardate, diventa tutta, prende tutta sapore. Nel frattempo se mi sta vicino a me, vabbè. Mischiare tutto tutto, insomma, come volete voi, posso assicurare che diventa buonissimo, super
dolce però naturale, e vi mangiate qualcosa di veramente unico, perché se compri lo yogurt con la frutta che vendono al supermercato non sarà mai così, perché non ci sarà mai tutto questo. Poi è bello perché è una creazione, dopo ti senti che hai creato chissà cosa, quindi è troppo figa come cosa. Cino, bevo questo meraviglioso tè verde con dentro le bacche di gozzi che ho versato, perché appunto mettendole qua dentro diventa più buono. Ne mangi anche, perché il tè diventa più buono, il tè verde. Provateci, acquista un sapore più dolce anche senza dolcificarlo, naturalmente con le bacche di goji. E poi le bacche di goji qua dentro si ammorbidiscono, quindi diventano morbide morbide anche dentro lo yogurt. I semini, la frutta, le bacche di goji, anche la frutta secca diventa morbida, quindi buonissima, perché invece quelle quando le prendi dalla busta sono un po' secchine, quindi così diventano più buone. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, un bel pollice in su, che fanno sempre tanto tanto piacere, e vi mando un bacio grandissimo. Ciao.